pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Tra Dam 10 e AM con il risultato di 2-1 per il Dam 10. Andiamo a intervistare i giocatori Dam 10. 5 cognome, inizio. Primo tempo che vede sul risultato di 2-1, state giocando bene, però c'è anche l'inferiorità numerica dell'altra squadra, però voi vi state comportando veramente molto bene in mezzo al campo. Cosa mi dici per quanto riguarda questo primo tempo? Ma credo che, partendo dal fatto che potremmo fare qualcosina pure in più, purtroppo a tratti ci stiamo perdendo stasera, però va bene così. Cosa c'è quindi da migliorare per il secondo tempo? Ma credo un po' tutta la zona da coprire, perché comunque noi a difesa siamo un po' troppo scoperti. Va benissimo, in bocca al lupo per il Grazie. Secondo tempo. Ora andiamo a parlare con i giocatori AM. Zona! Zona, primo tempo che vede un po' in difficoltà, un paio di infortuni, un difensore centrale che non è al meglio, un giocatore che è dovuto uscire per infortunio, però la partita non è... No, ci stiamo giocando la gara comunque, nonostante l'uomo in meno, però dobbiamo calciare in più in porta e stare più attenti in difesa, cercare di limitare l'uomo in meno che abbiamo. Vabbè, si in bocca lui per il secondo tempo, la seconda parte del match. La terza giornata Super 8 girone A. Dam 10 contro AM 3-3, bellissima partita. Siamo qui con il migliore in campo in assoluto, Sica, consegniamo anche la medaglia. Grazie. Altrimenti brava, brava. E qui il migliore dei suoi, Gianni Zona, chiamato il gigante. Vabbè, non ti dico. A te il nano. Comunque bravo, grazie. Avete recuperato una partita incredibile. Stavate sì. 1-1 dal decimo minuto del primo tempo più o meno. Abbiamo fatto una gara veramente di cuore, grinta. Fino all'ultimo non abbiamo mai mollato, fino a 3-1 abbiamo fatto 3-3. Una bella partita. Cosa è mancato? Però, a parte è mancato l'uomo in più, l'uomo in meno. Nel primo tempo, i primi 10 minuti, non avete giocato. Stavamo un pochettino contratti, loro una buona squadra, molto organizzata. L'approccio sbagliato. Sì, loro comunque una buona squadra e molto organizzata. Vuoi dire qualcosa alla tua squadra? No, no, niente, va bene così. E voglio dirti una cosa, io martedì gioca come giochi mercoledì, ok? Ok, ok, lo farò. Complimenti. Ciao. Ciao. Ciao Sica. Ciao caro. Ecco, con Sica, migliore in campo, a giocare di una doppietta, ha giocato benissimo, la squadra ha giocato a tratti bene, a tratti invece si è fatta un po' sovrastare dagli avversari. Ma assolutamente, gli avversari sono veramente molto forti e se avevano l'uomo in più ci creavano qualche problema in più. E penso pure che vincevano, però perché noi dopo a 10 minuti dal termine non ce l'avamo proprio più. Stesso io ho problemi e quindi non riesco a... Nel primo tempo avete giocato meglio del secondo, cosa è mancato nel secondo? A parte la forma, come detto, sì, del secondo un po' mancare. Sì, questi sono la mia squadra, siamo tutti amici che giochiamo, come ha detto il mio compagno albanese nell'ultima intervista, quindi... Non c'è nessun fenomeno, prima o poi si cade. Vuoi dedicare a qualcuno la medaglia? No, non lo so, no, a nessuno. Va bene, complimenti ancora per la prestazione. Ciao.